Questa fiera che cosa conferma? Secondo me due cose. La prima, che il nostro territorio, Como, la città di Como, la provincia di Como, il territorio comasco, non è solo economia, industria, artigianato, agricoltura, ma è anche cultura, perché cultura è saperi, sapori, è arte, è mestieri, è tradizione, storia, identità, partecipazione, quindi dei valori che sono valori non negoziabili, che caratterizzano che cosa? Ed è secondo, della seconda riflessione che una giornata come oggi porta, che valorizza il senso di comunità, che valorizza il senso di appartenenza, la presenza di tante istituzioni, di tanti cittadini. Qua c'è un elenco sconfinato di soggetti pubblici e privati che partecipano alla valorizzazione del concetto di comunità e di appartenenza nella nostra provincia, che dà la dimostrazione di che cosa? Dà la dimostrazione che in un momento difficile come questo, complicato, dove le sfide globali diventano sempre più complesse, come noi possiamo affrontare le sfide globali? Nella piena consapevolezza di quello che siamo, nella piena valorizzazione del locale e nel binomio tra due soggetti, che sono i soggetti che consentono al nostro grande paese di ripartire. Il gioco di squadra, il gioco di squadra tra le istituzioni e il senso di comunità. La Regione ha voluto dare un contributo a questa iniziativa, lo fa tutti gli anni, non solamente perché questa è una fiera bellissima, che ha una tradizione importante sull'ambito culturale per la nostra provincia, la nostra città, ma perché crediamo che la fiera del libro debba diventare la fiera della lettura, lo sentivo prima. 70 anni l'approccio alla lettura è cambiato drammaticamente, negli ultimi 20 anni è cambiato in maniera repentina. Oggi noi crediamo di leggere col telefonino, crediamo di leggere con l'iPad, basta fare qualche viaggio in treno, ricordarsi di come si viaggiava 20 anni fa, di quante persone avevano in mano un libro, di quanti ragazzi avevano in mano un libro mentre percorrevano i tratti di strada in treno. Ecco, oggi tutto questo non c'è più. È migliorato? Secondo me no. Il rilancio e il rinascimento culturale deve ripartire anche e soprattutto dalla lettura dei libri, dalla lettura dei libri cartacei, dalla lettura dei quotidiani, da tutto quello che è l'aspetto di apprendimento, che non è l'aspetto di apprendimento che si pensa di avere in maniera molto superficiale attraverso il telefonino. E questo è un grande messaggio che va mandato alle istituzioni tutte, dalla scuola, ai rappresentanti del comune, ai rappresentanti delle regioni, ai rappresentanti del Parlamento, a chi governerà questo paese, perché riprendere la fiera e la cultura della lettura penso che sia qualcosa che probabilmente passa sotto traccia, ma è una delle principali ricette per un risorgimento culturale della nostra generazione, delle generazioni che verranno e delle generazioni che verranno ancora, in cui nessuno può chiamarsi fuori, dai genitori alla scuola all'istituzione. Questo è un grandissimo obiettivo, quindi io ringrazio per 70 anni che ci state mettendo veramente il cuore per dare una mano in questo senso, perché non è solo una promozione ovviamente dell'editoria e della cultura dei libri, ma veramente la promozione della voglia di tornare a leggere, c'è una grande, grande necessità. Leggere significa studiare, significa sicuramente imparare, significa sicuramente sognare, viaggiare, ma per tante persone significa anche molto di più, significa una possibilità in più, anche leggere in modo accessibile, quindi io mi auguro sempre di più che anche questa fiera si apra un domani a tutto il mondo delle fragilità, a una lettura inclusiva e che fa parte insomma della vita quotidiana anche di tante persone con fragilità. Ringrazio tanto l'amministrazione comunale per l'opportunità che ha dato alla fiera. Vi porto i saluti del presidente Attilio Fontana, naturalmente, che da tanto tempo insieme all'assessore Stefano Bruno Galli, insieme a Fabrizio Curva, con tutto il consiglio regionale, Alessandro Ferri, vedo anche Angelo Senigo e a tutti gli altri, sostiene iniziative di questo tipo perché sono fondamentali e ci rendono orgogliosi anche di stare sul nostro territorio. Quindi anch'io come Comasca sono contenta che da tanti anni la Fiera del Libro continui a esserci a Como. Complimenti e buon lavoro. Basterebbe il numero 70 per dire che questa rassegna non ha alcun colore politico. 70 anni di Fiera del Libro vuol dire che è una rassegna che è entrata nel DNA di questa città e di questo territorio. È una rassegna che si fonda sulla collaborazione tra i vari enti e le varie istituzioni, regione, comune, sponsor privati, sponsor pubblici, insomma. È una rassegna che ci dimostra il significato e l'importanza del gioco di squadra.
a maggior ragione una rassegna che ci dimostra quanto, anzi ci fa toccare con mano il significato della parola resilienza. 2 anni di pandemia, mettersi intorno a un tavolo a gennaio con tutte le incognite della fiera del libro, la facciamo, non la facciamo, sarà un bel risultato. L'amministrazione, soprattutto la precedente, in particolare io ringrazio l'ex assessore Butti qui presente, che ha sostenuto la fiera fin dall'inizio. La nostra, anzi, la prima telefonata penso che sia stata Luca, dice guarda c'è la fiera del libro, abbiamo un po' di problemini, e la nostra amministrazione ha subito preso in carico e siamo riusciti a portarla a compimento. Dunque ci dà l'idea di cosa vuol dire lavorare in squadra, passato, presente, non c'è un colore politico, c'è la volontà che questa fiera si radichi ancora di più sul territorio. È la più antica d'Italia ormai, è un orgoglio tutto comasco, e che dire, buona fiera a tutti, grazie per essere qui e mi raccomando andate a dare un'occhiata a tutti gli stand perché meritano. Fondazione Cariplo ha dato il proprio sostegno, ma questo è dentro in un ambito molto più ampio, perché per noi il settore arte e cultura vede un impegno di risorse tendenti quasi a 40 milioni all'anno sulla regione Lombardia, e colgo l'occasione da questo palco per dire che proprio alla lettura, al libro, è dedicato un bando la cui scadenza è il prossimo 20 settembre. Cosa vuole interpretare questo bando? Si chiede a tutti gli operatori, al no profit in genere, e quindi associazioni, comuni, di formulare delle proposte per rendere accattivante la lettura, avendo attenzione soprattutto ai ragazzi, ai giovani, ma anche agli adulti, e quindi formulare nuove proposte, nuove metodologie che avvicinino quante più persone alla lettura, ritenendo che è uno strumento anch'essa nell'ambito della cultura, nell'ambito della conoscenza, nell'ambito dell'informazione e quindi di elevazione sociale e spirituale, se mi consentite anche. Durante la pandemia noi abbiamo mantenuto un impegno costante di risorse su questo ambito arte e cultura, proprio per le motivazioni che ho detto prima. Poi abbiamo intensificato certamente gli interventi sul settore servizi alla persona, ma abbiamo mantenuto, riconoscendo molto importante per tutti i soggetti informarsi, studiare le realtà anche locali. Pensate che una rilevazione dell'Istat del 2020 dava come dato di riferimento il 41% dei cittadini italiani che leggono un libro, l'altra percentuale non legge nulla e poi una piccola percentuale legge e legge molto. Ma un'altra indagine ha verificato che chi legge sono poi gli stessi soggetti che frequentano più facilmente teatri, mostre, cinema, cioè c'è un filone che riconduce a un approfondimento sempre più alto. Ecco, noi siamo lieti di sostenere queste iniziative, un altro bando scadenza a settembre sempre per la cultura con progettazioni innovative ed SOS patrimonio sempre nell'ambito artistico, perché come ho già detto e chiudo, riteniamo che dalla cultura possa anche migliorarsi la persona e le collettività, e anche sulla cultura si può vivere.